una selezione ufficiale di 25 opere provenienti da vari paesi del mondo, workshop di recitazione di scrittura, direzionata al cinema ed eventi musicali. Con questi contenuti prende il via a Genova la prima edizione del Festival Internazionale del Cinema di San Giovanni. La rassegna si terrà dal 9 al 12 maggio 2024 e si svilupperà in più strutture. Dal 9 all'11 maggio si terranno le proiezioni delle opere in concorso e fuori concorso nella suggestiva cornice dell'ex ospedale di Genova IV. Il 9 maggio aprirà il festival con l'intervista aperta al pubblico ad Aldo Descalzi, compositore di colonne sonore cinematografiche, insieme a Luca Cresta e Claudio Baccini. Il 10 maggio sarà la volta di Note al Cinema, un concerto in cui l'orchestra del Liceo Pertini di Genova, diretta dai maestri Francesco Mascardi ed Eleonora Di Lapi, riproporrà le colonne sonore più iconiche della storia della settima arte. La sera del 12 maggio, serata di chiusura e premiazione, si terrà al Teatro San Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente. Questo festival è un festival molto particolare perché abbiamo avuto l'idea di dare spazio soprattutto ai giovani e soprattutto a prodotti che provengono da progetti scolastici. Sono arrivati 150 prodotti da vari paesi nel mondo. La selezione ufficiale consterà di 25 opere e abbiamo assistito a delle vere e proprie opere d'arte nell'analisi, nella valutazione di tutto quanto, e siamo molto contenti perché vuol dire che il cinema indipendente è sempre più vivo e siamo davvero soddisfatti dell'adesione che abbiamo avuto da parte dei registi. Parliamo di giovani registi che provengono da vari paesi come l'Iran, la Palestina, gli Stati Uniti, la Cina, la Svezia. Abbiamo anche delle eccellenze italiane e in questo festival ci saranno anche degli eventi collaterali. Le serate saranno presentate da Carlo Barbero e Rosario Russo. La rassegna è organizzata dalle associazioni culturali Chess Tess, Artefix e Rosa Spina, con la preziosa collaborazione di Quarto Pianeta, Centro Socio Riabilitativo Basaglia, Centro Sociale Quarto, IMFI, Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli e la ASL 3.